Ragazzi, amici pescatori, buongiorno. Dopo tante vicissitudini, torniamo in pesca finalmente. Io pensavo di andare a pescare un po' di giorni, almeno in questi primi settembre. Le spiagge si sono svuotate, ci sono meno bagnanti, però ho avuto davvero tanti impegni e tanti impedimenti che non mi hanno permesso di andare a pescare. Oggi finalmente ritorniamo. E dobbiamo ancora decidere lo spot. Comunque siamo diretti in qualche spiaggia, probabilmente, non so se andremo in distesa di sabbia o in zona di misto. Vediamo un po', dai. Oggi finalmente si torna a pescare. A dopo. Eccoci qua, ragazzi. Sembrava quasi che oggi qualche strana combinazione a strade non mi permettesse di pescare. Sono andato vicino alla foce di un fiume, purtroppo con le piogge di questi giorni c'era il mare completamente torbido, impossibile pensare di pescare con quell'acqua così fangosa. Sono andato in uno spot in cui mi reco spesso di estate ed era pieno zeppo di alghe. Dopo che ero arrivato su un altro spot, mi accorgo che il coreano che avevo come esca comprato alcuni giorni prima era completamente andato, tutto morto. Alla fine mi sono fermato presso una pescheria e ho deciso di comprare 2 euro di sarda. Vediamo se siamo fortunati. Su questa scogliera artificiale ci sono stato qualche volta in inverno. Non è uscito nulla di particolare. Adesso quel ragazzo lì ha preso una bellissima orata di almeno 1 chilo. È da mezz'ora circa che peschiamo. Su questa canna abbiamo innescato appunto il filetto di sardo e su quella piccolina con bombarda ci stiamo divertendo un pochettino, mettendo su un amo un po' più piccolino qualche straccetto appunto di sardo. Qualche tocca l'ho avuta su quella canna piccola, però niente di particolare, pesciolini piccoli che strappano l'esca. Vediamo se oggi, dopo tutte queste peripezie, magari il destino ci aiuta. A dopo. Il cimino ha vibrato, però non sembrava la tocca di un pesce importante. Poi l'ho visto vibrare un altro poco. Ora in caso controlliamo. Mi sa che avevano solo mangiato. Vediamo se c'è qualcosa, ma non sento tirare. Sì, una piccolissima orata forse. Vediamo se. Guardate che bello. Questa la ributtiamo in mare, ragazzi, perché si fa grande grande. Guardate che meraviglia, una piccola oratina. Ferma, ferma che ti libero, ferma, ferma che ti libero, ferma, 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 ferma. Comunque qua le orate a quanto pare ci sono. La slamiamo e la ripeto. Ma mi sta azzeccando pure la mamma. Aspetta. Eccola qua, vai! È andata. Dai, riproviamoci. Ragazzi, altra bella tirata, ma non sembrava piega da orata, eh? Ora vediamo se stanno mangiando. O controlliamo l'esca e recuperiamo. Magari hanno ingoiato e magari non tirano più perché si fanno male. Altra tirata, ragazzi. Niente, continuano a mangiare probabilmente, ma non abboccano. No, ora sto atterrando, sento le testate, sento le testate. Ma sarà piccolina comunque. Sempre un'orata, eh? Non sembra grandissima. Ora la sento tirare di più. Sì. Sento le testate dell'orata.
forse ci siamo. La riesco a intravedere soltanto. Le fughe sono belle, belle forti comunque. Trovo qua sotto, sta venendo incontro. Speriamo che non va sulle rocce, altrimenti rischiamo di rompere. Forse una lecciastella. No, una bella lecciastella, ragazzi. La vedo. La faccio stancare un poco. Speriamo che non si slami, perché qua è pieno di rocce. Andiamoci col guadino, che è meglio. Sta tentando di guadagnare il mare aperto, ma la sto tenendo qui. Vediamo se la frizione è tarata bene, sì. Dai, che ce la facciamo. Una bella lecciastella. Purtroppo io la mia telecamera purtroppo ultimamente mi ha dato dei problemi. Ho perso la vite e quindi non... Eccola qua. Bellissima, una bella leccia. Ha mangiato sulla sarta. Aspettate un attimo che me la mostro. Eccola qua. È una bella leccia stasera. La mangiano i bambini. Una bella leccia, ragazzi. Si vede che la sarta in questo spot funziona. Guarda che bello. Molto bello. Subito le vespe a rompere le scatole. Le mettiamo subito al ghiaccio. Patriglietta. Lasciamo subito. Ferma. Ragazzi, dovrebbe esserci, ma forse si è slamato. Perso tempo a accendere la camera, un cretino. No, c'è qualcosa. Le testate ci sono, ragazzi. Un'altra leccia. Un'altra bella leccia. Oggi le cionere la fanno da padrone. Accanto a me quel ragazzo con i vermi ha preso una bella, anzi due belle orate. Niente, la tiriamo di peso questa, perché mi spavento se si incaglia gli scogli. Un'altra bella leccia. No, se non si slama. Eccola qua, guarda che bello. Almeno le mangiano i bimbi. Se riesco a slamarlo. Non ci lamentiamo. Non si è ingarbugliata tutta. Niente. Oggi sono le cestelle. Eccoci qui, ragazzi, pescata terminata. Oggi abbiamo scappottato solo con quelle belle lecciotte, poi solo rilasci, minutaglia, piccole orate, una triglietta, l'avete visto un po' nel video. Niente, abbiamo cercato l'orata per un bel po' di ore, non è arrivata. Sicuramente se avevamo magari qualche anellide, del coreano, dell'americano,
oppure anche del bibi, magari andava meglio. I grossi filetti di sarda comunque so che sono ottimi per le grosse orate. Accanto a me ne hanno prese due orate. Io oggi, devo dire la verità, non ho avuto neanche tocche, che mi facevano quantomeno, sospettare, di una regina dei mari. Ho avuto quelle lecce stelle che hanno comunque dato delle testate abbastanza forti. Per un attimo ho avuto il sospetto potesse trattarsi di un'orata, poi le ho viste, purtroppo non è stato così. Comunque ci accontentiamo, le mangeranno i bambini. E niente, alla prossima. Vediamo di organizzarci meglio nei prossimi giorni e di riuscire ad arrivare più preparati alla prossima pescata. Un abbraccio a tutti.